Adesso vi farò vedere come caricare il lavoro con il sistema dei due ferri e usando la tecnica europea di come tenere in mano i ferri. Ecco. Allora, col sistema a due ferri è semplice la partenza in quanto non dobbiamo calcolare quante maglie andremo a caricare sul ferro, non dovremo calcolarlo prima. Ma lasciamo semplicemente un codino giusto della lunghezza poi per poter nascondere il filo e facciamo il nostro cappio e carichiamo il lavoro sul ferro. Allora, lo mettiamo direttamente sul ferro di sinistra. Poi prendiamo l'altro ferro e lavoriamo come per lavorare un dritto, cioè entriamo dentro da sotto, passando sotto l'altro ferro, entriamo. Prendiamo il filo, lo passiamo sopra, così come per lavorare proprio un dritto, rimanendo il filo rimane sempre da questo lato del lavoro. Quindi passiamo il filo, lo teniamo leggermente in tensione e con la punta dei ferri entriamo dentro e prendiamo il filo, così lo tiriamo verso di noi, ruotiamo il ferro, entriamo dentro. Ecco qua, creata una maglia. Adesso abbiamo già due maglie. Per andare avanti, io rientro in questa seconda maglia che ho creato, ripasso il filo, che il filo rimane sempre dalla destra del lavoro, lo passo in mezzo e creo un'altra maglia. Tiro leggermente il lavoro, ruoto ed entro col ferro. Non importa che io esca perché io qui sono già nella posizione per fare un'altra maglia. Posso continuare senza uscire. Quindi passo ancora il filo, lo prendo, lo tiro leggermente, ruoto e lo infilo nel ferro. Rimango con il ferro infilato. Passo ancora il filo. Prendo anche questa maglia, la tiro leggermente, ruoto e la carico sul ferro. Ancora una volta, passo il mio filo, tiro la maglia, ruoto i ferri ed entro. Ancora un'altra maglia, entro, tiro, ruoto e la carico sul ferro. Ancora, passo il filo. Tiro la maglia, ruoto i ferri e lo carico sul ferro. 2, 4, 6, 8, 9, 10. Ecco qua, fatte le mie 10 maglie per l'avvio. Ecco qua. Come vedete, rispetto al metodo semplice, con questo metodo si crea un bordino diverso dall'altro, è un po' diverso il tipo di bordino che sarà a vista, quindi questo poi come piacerà di più a voi l'effetto dell'altro, l'effetto di questo. Il bordo è sempre elastico, ora questa lana cede poco, quindi non è molto elastico, però ecco, bisogna fare attenzione a non stringere assolutamente i punti, ci vorrà un po' di pratica, andranno fatte diverse prove per avere la mano, infatti vi conviene fare tante 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 prove finché non avrete un punto regolare e delle maglie morbide, perché non va mai stretto questo giro qua. E poi con questo metodo appunto potete caricare all'infinito tutte le maglie che volete, perché voi prendete sempre il filo dal gomitolo e non avete problemi quindi a dover fare nessun tipo di calcolo per valutare quanto filo vi serve, come per l'avvio semplice.